Buongiorno a tutti. Allora, vi parlerò appunto della situazione dello Stambecco in Valle d'Aosta e faccio una piccola premessa perché questo lavoro è stato fatto da Matteo Martinè, che purtroppo per motivi di lavoro non ha potuto venire oggi, per cui io proverò a spiegarvi al meglio quello che è stato fatto durante questi 2 anni di lavoro all'interno del progetto Le Medie. La Valle d'Aosta sapete che è la più piccola regione italiana e si trova nelle Alpi nordoccidentali e circa la metà del parco, il Gran Paradiso, si trova all'interno del territorio della Valle d'Aosta. Parco del Gran Paradiso che, come già stato detto più volte, è stato fondamentale per la salvaguardia, della specie, per la salvaguardia dello stambecco. Ma ovviamente ha contribuito anche a diffondere la specie sul territorio della regione. Se capisco come andare avanti. Allora, cosa viene fatto? Per il momento in questo lavoro sono stati utilizzati ovviamente i dati a disposizione. Lo scorso anno abbiamo iniziato a ragionare e a provare a fare utilizzare il sistema dei transetti, però è ancora allo stato un po' embrionale. Per cui per questo lavoro sono stati utilizzati chiaramente tutti i dati che avevamo a disposizione, dati a disposizione che vengono raccolti 2 volte all'anno dagli agenti del Corpo Forestale in collaborazione con i cacciatori. Vengono fatti 2 censimenti, uno in primavera maggio e uno in estate giugno-luglio. Vengono raccolti tutta una serie di dati che chiaramente sono quelli relativi al territorio gestito direttamente dalla regione. Qui in questa relazione non saranno presi in considerazione i dati delle aree gestite dal Parco del Gran Paradiso e dal Parco del Montavic, che sono gestiti ovviamente direttamente dagli enti. L'obiettivo del censimento è quello chiaramente di valutare la popolazione minima vitale, anche come descritto dalle linee guida per la gestione degli ungulati di Ispra, e la tecnica utilizzata è quella nota del block count. Cosa viene segnato, quali sono i dati forniti dalle schede di censimento? Beh, innanzitutto sono fondamentali le classi d'età e di sesso, classi d'età che sono considerate quelli dei piccoli, gli yearling, e poi a partire, dividendo anche per sesso, le classi d'età prese in considerazione sono quelle dei 2-5 anni, 6-10 anni e maggiori di 10 anni. Ci sono poi due colonne, chiamiamole così, dove possono essere segnati gli animali indeterminati per età e gli animali indeterminati sia per classe che sia per età che per sesso. E dall'ultimo censimento disponibile si è potuto verificare che attualmente sul territorio gestito dalla regione gli stambecchi contati sono 3.465. La serie storica presa in considerazione per questa prima parte è quella dal 2001-2019. La variazione, quindi l'incremento che c'è stato in questo periodo è uguale al 25%, con un incremento annuo dell'1,76%. Tutti questi dati ovviamente sono stati poi valutati anche in altro modo. È stato utilizzato un software che si chiama Similbex, che era stato ideato dall'Università di Losanna, che ha permesso di modellizzare la popolazione, ha permesso di calcolare la capacità portante della popolazione sul territorio regionale e con la matrice di Leslie è stata poi descritta la struttura della popolazione per sesso e classi d'età. Innanzitutto, questi dati sono stati fondamentali per calcolare l'indice di riproduzione e il tasso di sopravvivenza annuale. E come possiamo vedere in questi due grafici,
Negli ultimi, il periodo preso in considerazione in questo caso va dal 2010 al 2019, in tutti e due i casi il tasso di sopravvivenza che l'indice riproduttivo sono in calo, stanno calando. Questo poi lo riprenderemo poi dopo per quanto riguarda la capacità portante. Software Simibex, che appunto vi dicevo è stato creato dall'Istituto di Zoologia e Ecologia Animale dell'Università di Losanna, attraverso la matrice di Leslie, permette di ricostruire la struttura di popolazione e appunto questa è la mascherina dove vengono inseriti gli animali per classi d'età. Vedete che per quanto riguarda la parte maschile possono essere inseriti più classi d'età per quanto riguarda gli adulti, mentre per quanto riguarda invece le femmine, questo non può essere fatto. Il programma è stato fatto così per una maggiore difficoltà al riconoscimento delle classi d'età nelle femmine. E questo è il risultato della struttura di popolazione valdostana appunto dal 2010 al 2019. Si vede poi chiaramente appunto la differenza delle classi d'età per quanto riguarda la parte maschile e la parte femminile. Altro aspetto molto importante che questo software riesce a restituire è la capacità portante. E la capacità portante col calcolo fatto dal software, ha stabilito un punto di equilibrio di 3.447 animali, che è in realtà molto simile all'ultimo censimento fatto. Quindi si potrebbe supporre che la popolazione presente in Valle d'Aosta abbia raggiunto appunto la sua stabilità. Questo anche si potrebbe ricondurre anche al fatto di quello che avevo detto prima, ovvero dell'indice riproduttivo e della mortalità, perché appunto il fatto che siano in diminuzione potrebbe essere legato anche a questo aspetto. Appunto, il risultato finale poi è questo: il fatto che per la natalità vedete soltanto 0,50 è perché questo è un parametro di default che il programma dà. Le caselle vuote sono vuote perché il programma non ha calcolato nulla e in qualunque modo non si è riusciti a capire neanche perché. E questo è un problema che non si è riusciti a venirne a capo. Poi, cambiamo leggermente argomento. La distribuzione. Allora, le schede di censimento che vengono, di cui avevamo parlato prima, sono inserite in un database che utilizziamo da parecchi anni, un database che è sostanzialmente un programma in comune tra stazioni forestali che inseriscono i dati e gli uffici centrali dove poi i dati vengono raccolti ed elaborati. Questo database, oltre ad avere la parte numerica in cui vengono effettivamente inseriti i dati, in cui si possono vedere i dati grezzi, è collegato anche a una parte cartografica che permette di inserire graficamente gli animali appunto su una cartografia. Una cartografia che ha una griglia emichilometrica con quadrati di 500x500 metri e in questo caso il periodo di riferimento che è stato preso in considerazione è quello dal 2010 al 2019. Questo è il risultato immediato che appare una volta inseriti i dati all'interno del database. Vedete appunto la griglia emichilometrica con i quadrati rossi dove è possibile valutare la presenza di stambecchi. Chiaramente in questo caso poi il dato è legato a un dato numerico, però in questo caso è possibile vedere solo presenza-assenza della specie. Ovviamente le due aree, quella in verde è il Parco del Gran Paradiso e invece quella in grigio è il Parco del Montavic, che ovviamente noi non abbiamo preso in considerazione. Il modello, appunto, vi diceva, considera
partendo da questo dato e considerando la stima della densità di kernel, questo sistema ha valutato lo spazio vitale della specie. Spazio vitale della specie che, considerando le 583 cellule che sono state riempite sostanzialmente dagli stambecchi, corrispondono a 14.575 ettari sui 283.294 ettari presi in considerazione, togliendo appunto quello che vi avevo anticipato, togliendo le superfici del Parco del Gran Paradiso e del Parco del Montalegre. Queste cellule hanno poi nel centroidi di queste cellule sono state prese in considerazione alcune variabili ambientali. L'altitudine media in cui sono stati visti gli animali, poi la vegetazione presente in quel punto, la pendenza in quel punto e l'esposizione dei versanti. Tutto questo ha permesso appunto di valutare lo spazio vitale della specie, con in verde appunto possiamo vedere lo spazio vitale e cerchiati in rosso sono lì gli spazi principali dove effettivamente c'è più abbondanza di specie. Questo cosa ci permette di capire? Ci permette di capire che, beh, ad esempio, nella parte a nord della regione, le varie isole, chiamiamole così, che costituiscono gli spazi principali, sono sostanzialmente unite da questa grossa fascia che va dalla zona del Monte Bianco fino seguendo tutto il confine con la Svizzera, fino al confine piemontese. La stessa cosa la possiamo prendere in considerazione anche nella parte sud, con due grosse parti separate dal Parco del Gran Paradiso, che ovviamente però sappiamo benissimo essere pieno di stambecchi, quindi è ovvio che sono unite. E quindi quello che possiamo considerare è il fatto che questi nuclei di spazi principali sono uniti appunto dallo spazio vitale che può essere considerato come un corridoio in cui gli animali si spostano nella parte nord e nella parte sud della regione. Beh, quello che vi ho appena detto. Per quanto riguarda invece la distribuzione potenziale, è stato già illustrato prima decisamente meglio, è stato preso in considerazione appunto il sistema della massima entropia. E questo sistema ha preso in considerazione tre dati che potevano essere considerati. I dati di censimento che abbiamo visto prima, i dati di tre collari GPS che avevamo piazzato su tre stambecchi, ovviamente, in un precedente lavoro circa 10 anni fa, e un insieme di punti di coordinate geografiche. 150 punti di un lavoro fatto nel 2000 e i punti, le coordinate geografiche delle catture fatte nel corso del progetto Alcotra, appunto, questi sono i dati che sono stati presi in considerazione. Si è partiti con, ah no, scusate, altre variabili prese in considerazione, il Corinne Land Cover per quanto riguarda l'uso del suolo. Il dam con un dettaglio a 10 metri e con due tipi di scale, 500x500 e a 100%, l'altitudine, l'asperità del terreno, la pendenza dei versanti e l'esposizione. Inoltre, sono stati anche considerati gli indici di vegetazione NDVI che ci è stato fornito dall'ARPA regionale. E per quanto riguarda il disturbo entropico, Matteo ha fatto più prove e quello che è stato preso in considerazione è stato un raster dei sentieri che sono presenti in regione,
considerando la difficoltà di percorrenza come indice di presenza delle persone, sostanzialmente. Più il sentiero è facile e più persone sono presenti, e l'inverso, chiaramente. Quindi, per quanto riguarda i valori, per quanto riguarda le specie selvatiche, le più, diciamo, più sfuggenti, da alcuni autori viene considerato 0,75 un valore che può essere preso in considerazione. Però, per quanto riguarda lo stambecco, bisogna passare, superare almeno un valore di 0,8, ed è quello che si è cercato di fare. Su tutte le prove che sono state fatte, sono stati considerati 5 repliche, su tutte, per quanto riguarda i vari campioni presi in considerazione, sono state fatte 5 repliche. Il primo modello ha preso i dati di censimento, e con i dati di censimento il valore che è venuto fuori era di 0,79. Questo valore era troppo basso e quindi si è proseguito utilizzando i dati dei collari GPS. Dati dei collari GPS sono stati poi implementati successivamente con i dati delle coordinate geografiche dei due lavori, quelli del 2000 e quelli delle catture fatte durante questo ultimo progetto. Per quanto riguarda le coordinate, il primo modello aveva considerato, come si dice, aveva considerato delle maglie da 500x500 metri, mentre per quanto riguarda invece i dati, l'utilizzo dei dati GPS e l'utilizzo delle coordinate geografiche, i parametri sono sempre gli stessi, ma si è scesi di taglia, nel senso che sono state considerate delle cellule più piccole, semplicemente perché i dati erano puntuali e quindi era più semplice, si poteva avere un dettaglio molto più raffinato. E questo è il risultato. Il dato che è emerso appunto è di 0,82, 0,827, che è stato considerato soddisfacente per la distribuzione. La carta, quindi, di bucazionalità che è emersa da tutto questo lavoro è questa, che in effetti corrisponde sostanzialmente e in buona parte, quasi tutto, diciamo, con la distribuzione reale, con quello che avevamo visto prima. Rimangono due zone che non si riesce molto a capire il perché la carta potenziale dà come vocato il territorio, mentre gli stambecchi non sono ancora presenti. Sono due, e sostanzialmente sono la zona del Monfalère, che si trova qui c'è Aosta, questa è la zona del Monfalère, e poi la zona a confine con la Francia. Tra il Monte, cioè, tra Valvenì e il Ruitor, spostandosi nella zona del Colle del Piccolo San Bernardo. E il lavoro sostanzialmente è stato questo. Se ci sono, beh, il tutto viene spiegato nei particolari, nella relazione che verrà messa a disposizione del progetto, ovviamente. E in qualunque caso, se avete anche bisogno di qualcosa, di informazioni molto dettagliate, mandate una mail a Matteo e vi risponderà.